Salve a tutti, in questo tutorial parleremo di un programma per generare giri di batteria che si chiama Hydrogen. Adesso ve lo apro, eccolo qua. E quello che è importante è che Hydrogen dà delle demo al suo interno, quindi basta andare in progetto, demo e si aprono già delle demo da provare per capire come funziona il programma o per suonarci sopra senza sbattersi tanto a imparare a usarlo completo. Quello che è importante è, adesso lo porto all'inizio, ok, che è possibile su strumenti importa libreria. Che chiede dove importare, scusate, ho fatto esporta, importa libreria. E questo sistema qui vi fa vedere installato. Se voi non ce l'avete installato, cliccate, scarica e installa e vi scarica librerie nuove, cioè kit di batterie nuove. Adesso faccio partire questa batteria, che è la sua standard, ma se ora cambio con un'altra, adesso gli ho aperto tutti gli altri sintomi per provare a farci sopra. Che ho messo come suono, basta che faccio il tasto destro, apri su questo pannello qui, questo pannello che è il pannello dei suoni, lo trovate su strumento rack strumenti, adesso lo levo rack strumenti. Spostando questo è tipo loop, quando finisce il giro di batteria ricomincia. Da dire che è importante è sempre nel pannello delle connessioni di jack, basta impostando MIDI con Hydrogen, fare
Funzionerà in questo modo. Adesso abbasso il pianoforte, suono. È semplice fare la batteria dal vivo con un pianoforte. Invece levando questa connessione, ok, non suona più. Quindi questa è la soluzione. È importante solo mettere hydrogen in system e ora suona. Cioè suona quando metterete play il software, lui suonerà. Poi gli ho messo anche in pulse audio per farlo registrare. E non c'è tanto altro, almeno io lo uso in questo modo. Ho abbassato il pianoforte prima, quindi non sento il piano. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo tutorial.